torno a fare mie alcune parole che ho sentito prima. Il tema della diga non è un tema che riguarda Genova, è un tema che riguarda l'Italia, è un tema che riguarda l'Europa. Noi abbiamo la necessità di creare delle linee logistiche che permettano alle grandi navi di poter attraccare nei nostri scali. Il porto di Genova è quello più funzionale, soprattutto per la sua posizione geografica, riuscire a creare un sistema integrato con l'entroterra padano vuol dire consentire alla nostra industria di avere una catena logistica più efficiente e quindi di poter essere più competitiva a livello mondiale. Se a questo noi ci aggiungiamo che il nostro sistema logistico, il più complesso a livello europeo, perché abbiamo il 55% delle opere d'arte tra ponti e gallerie, vuol dire anche che noi contemporaneamente abbiamo bisogno di avere un sistema industriale italiano nel settore edile in grado di avere determinate e poter accettare determinate sfide. Negli ultimi 20 anni abbiamo perso capacità industriale in questo Paese, soprattutto nel settore edile, con 120.000 aziende che sono scomparse, 600.000 posti di lavoro in meno. È evidente che se noi vogliamo tenere aperte le nostre strade, le nostre autostrade, i nostri collegamenti marittimi e ferroviari, abbiamo la necessità di sorprendere il mondo. Questa è un'opera che rilancia il sistema Italia a livello mondiale. Questa, come anche quella che su questo devo dire che l'attuale Ministero e in particolare il Ministro Salvini si è impegnato da subito, il rilancio delle grandi opere nel Paese, dal Ponte sullo Stretto a il famosa gronda autostradale di Genova, sono tutti temi che vuol dire far capire che il nostro Paese le sfide le accetta e le vince. Questo è il grande messaggio che l'Italia deve dare all'Europa e al mondo. L'Italia deve puntare a fare cose che sorprendono il mondo, perché noi siamo un piccolo mercato, non possiamo fare economia di scala, dobbiamo avere capacità e know-how che facciano in modo che quando domani si infrastrutturerà l'Africa saranno gli italiani a farlo, quando domani si apriranno nuovi spazi nell'est Europa saranno gli italiani a poterne approfittare. Questo è il grande segnale. Su questa diga, secondo me, è un'opera che più dicono che è difficile a fare, più sono contento che questo Paese la voglia fare, perché dobbiamo far vedere che in Italia si possono fare cose, abbiamo delle capacità tecniche, tecnologiche, di formazione e di spirito anche di fare sistema che altri paesi non hanno. Quindi per questo deve essere un patrimonio del Paese e deve coinvolgere tutti, gli operatori privati, gli armatori, chi costruisce l'opera e la parte pubblica, indipendentemente da chi è il governo e l'opposizione, perché questo sarà un simbolo dell'efficienza e dell'efficacia del nostro Paese nelle opere pubbliche. E se riusciremo, come riusciremo, perché ci siamo abituati bene, e guardo WeBuild in faccia, ci siamo abituati bene col Ponte San Giorgio, e devo dire che bisogna alzare sempre di più l'asticella, perché quindi questo Paese deve affrontare sfide sempre più complesse e riuscirle a portare a casa. Quindi questa è la grande sfida che questo Governo ha lanciato, perché il credito internazionale te lo conquisti lavorando, non chiacchierando. E credo che questo sia un tema su cui gli italiani, se sapranno fare squadra tra di loro, potranno portare e generare per le prossime generazioni quell'entusiasmo che in tanti giovani oggi vediamo rivolto verso altre nazioni. A noi piacerebbe che i giovani nelle prossime generazioni fossero fieri di essere italiani e fossero fieri di poter lavorare nel nostro Paese. Grazie al Vice Ministro ai Trasporti e Infrastrutture.